pertanto il testo di questa mia proposizione si raccoglie immediatamente alla conclusione delle belle e profonde riflessioni della professoressa Amato. Avete ascoltato un istante fa questa espressione forte, incantesimo del diritto, poi è stata un po' anche spiegata nella logica della riconciliazione del diritto con la giustizia. Ecco, io veramente parto proprio da qui. Parto da qui con un'osservazione che vorrebbe essere lieve, poi mi rendo conto che non lo è. E cioè, in paradiso l'unica cosa certa che sappiamo è che il diritto non c'è. In paradiso non c'è il diritto, ma c'è solo giustizia. Ma la giustizia nel paradiso cristiano coincide con l'amore. Nemmeno nell'inferno c'è diritto, ma c'è solo giustizia. Una giustizia infernale, ovviamente, che però paradossalmente, ma non apriamo questo discorso, la giustizia infernale paradossalmente per i cristiani si radica pur sempre nell'amore di Dio, perché è Dio che vuole l'inferno, e se Dio è amore ci sarà nella giustizia infernale per paradosso anche la dimensione dell'amore. Invece sulla terra non c'è giustizia, ma c'è solo diritto. Quel diritto che manca nel paradiso e che manca nell'inferno lo troviamo tutto sulla terra, però sulla terra la giustizia non c'è. Ecco, questa scissione tra diritto e giustizia, che giustifica l'auspicio ad una riconciliazione di cui parlava Catamato, questa scissione che Kant teorizzava con immensa forza teoretica, una spaltung, una frattura tra mondo intelligibile e mondo sensibile, dà al diritto l'instabilità che conosciamo tutti e pone il diritto all'affannosa ricerca di un fondamento. Tradizionalmente, almeno fino all'avvento della modernità, il fondamento del diritto aveva un carattere religioso. Di qui, fino ad epoche molto recenti, il costante riferimento del linguaggio giuridico a Dio, praticamente in tutte le dimensioni del diritto, nel diritto privato e processuale, la promessa e il giuramento, no? Con riferimento a Dio come garante delle promesse e dei giuramenti, nel diritto penale, la giustizia penale non è vendetta perché il giudice realizza una giustizia analogabile a quella divina, stabilendo la giusta pena. Nel diritto pubblico, il riferimento a Dio nel diritto pubblico era fondamentale soprattutto nelle antiche monarchie, qualificando la sovranità per grazia di Dio, si voleva mettere per grazia di Dio, poi si è aggiunta la formuletta un po' volgare per volontà della nazione, ma dove c'è monarchia ci può essere solo per grazia di Dio, ma la grazia di Dio serviva a rendere il potere del sovrano indipendente dal fatto storico che materialmente lo aveva prodotto. Oppure nel diritto internazionale, il riferimento a Dio per garantire il rispetto dei trattati. Si poteva andare avanti a lungo, pensate al diritto tributario, l'elemosina rituale nella tradizione islamica si giustifica essenzialmente come il precetto divino, devi pagare le imposte perché Dio lo vuole, e poi la ripartizione delle imposte si vedrà come realizzarla. Insomma, il contenuto di verità proprio del religioso appariva tradizionalmente l'unico in grado di garantire al diritto un fondamento non arbitrario. Ora, il fondamento religioso del diritto oggi in genere è negato o comunque disconosciuto. Agli inizi dell'epoca moderna, Grozio ritiene totalmente superfluo fondare il diritto su Dio, ritenendo che fosse sufficiente il riferimento alla ragione per dare al diritto un fondamento adeguato. La sua prospettiva sembrò trionfare definitivamente all'epoca della Rivoluzione francese, ma il tentativo di Hébert e dei giacobini più estremisti di rinunciare a Dio, istituzionalizzando l'ateismo, costò al povero Hébert la testa,
quando Robespierre ritenne indispensabile rinunciare al Dio cristiano, ma imporre il culto dell'essere supremo, cioè comunque di Dio, come garante ultimo dei valori sociali. Quello che non riuscì ad Hébert e ai giacobini più estremisti è invece oggi, o almeno sembra che oggi sia riuscito, ai suoi innumerevoli e inconsapevoli imitatori. Oggi si ritiene concordemente che il diritto debba avere una fondazione autonoma, perché la religione, il religioso, non sarebbero compatibili con l'orizzonte secolare proprio della modernità. Robespierre ha perso e Hébert ha vinto. Questa critica, secondo cui il religioso non sarebbe compatibile con la modernità, può ulteriormente essere sviluppata secondo due direttrici. La religione sarebbe una dinamica premoderna e la religione sarebbe una dinamica non democratica. Allora, filosoficamente premoderna e politicamente non democratica. La religione farebbe parte di un paradigma oramai improponibile filosoficamente, perché gravato da un'opzione metafisica, e oggi non si può più essere metafisici. Per chi aderisce a questo indirizzo, la ragione scientifica oggi imporrebbe alla ragione filosofica di sbarazzarsi da ogni residuo metafisico e da ogni suggestione spiritualistica. Imporrebbe alla filosofia, alla scienza, di limitare il proprio ambito di operatività alla riflessione sulle dimensioni linguistiche e pragmatiche dell'esperienza umana. La crisi della metafisica e della religione, che secondo molti caratterizzerebbe in modo irreversibile il pensiero moderno, il progressivo imporsi del naturalismo, in specie delle diverse versioni darwiniane che oggi vanno di moda, ricostruirebbero la natura come principio ontoassiologico e renderebbero quindi impensabile la teorizzazione di qualsivoglia legge naturale che, solo sul fondamento assiologico della natura o solo direttamente in Dio, trovava nella tradizione il proprio fondamento. In direzione analoga si muove l'altra critica al paradigma religioso, quella di più spiccata connotazione politica. Secondo questa prospettiva, il paradigma classico di fondamento del diritto sulla religione oggi non sarebbe più proponibile, perché l'invenzione più straordinaria della modernità, cioè lo Stato costituzionale democratico, avrebbe il carattere di una istituzione non solo sociologicamente, ma assiologicamente secolare, caratterizzato dal primato del principio di laicità, ritenuto l'unico principio capace di dare fondamento non conflittuale alla coesistenza civile. La laicità imporrebbe come doverosa la rinuncia a dare alla politica e al sistema dei diritti umani un qualsiasi fondamento religioso o trascendente. La politica e la legislazione dovrebbero essere pensate come il prodotto artificiale di una continua contrattazione tra i soggetti sociali nel quadro di procedure condivise e formalmente corrette. Secondo questa linea critica, ai volenterosi che volessero fondare politicamente il sistema dei diritti umani non resterebbe altra via se non quella di fornirgli un fondamento convenzionale. È sufficiente un accordo procedurale tra i cittadini per garantire i diritti dell'uomo? Ormai, dopo decenni di dibattiti politici, filosofici e ideologici, credo che pochi concorderebbero nel dare a questa domanda una risposta positiva. Il fatto è che la giustificazione secolare dello Stato, una giustificazione cioè che non è né vuole essere metafisica e religiosa, questa giustificazione secolare dello Stato è fragile ed è fredda. Un simile Stato non può garantire l'obbligo politico, né a maggior ragione quel rispetto per i diritti umani che è la principale esigenza della modernità.
Questo tema, come è noto, è espresso in forma mirabilmente sintetica, l'ha già anticipato la professoressa Nato, da Ernst Wolfgang Beckenfeld, in un celebre teorema, in un dictum, molto citato: lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti normativi che esso stesso non è in grado di garantire. È un bel paradosso. Questo teorema di Beckenfeld è difficile da confutare, anzi non ho mai trovato un'adeguata confutazione di questo teorema, almeno per la sua portata sociologica, al punto che i suoi migliori critici, e ovviamente ce ne stanno tanti, per citare tra gli italiani Zagabelsky, che di recente si è ripresa con Beckenfeld, i migliori critici di questo dictum non lo negano, perché ripeto, per me è innegabile, ma si limitano a denunciarlo come pericoloso, in quanto sarebbe dotato di una valenza politicamente regressiva. Oppure, non potendolo confutare, si limitano a fare sarcasmi su una Chiesa che si lascerebbe, e sulla religione quindi, che si lascerebbe facilmente distogliere dal culto della parola di Dio per offrirsi come puntello etico delle società postmoderne. Cioè, la religione oggi si ridurrebbe di fatto a aiutare lo Stato a garantire il sistema dei diritti umani e a garantire l'obbligo politico. Comunque, il teorema di Beckenfeld ci convince che non è possibile coltivare l'inclusione, che lo Stato possa attivare forme di solidarietà indispensabili come base del diritto e dell'ordine sociale, se decide di rinunciare ad ogni preventivo riferimento a paradigmi metafisici o religiosi, anche se cerca di sostituirli con formule surrogatorie di diversa natura, la più ingenua delle quali è quella, ad esempio, del patriottismo costituzionale, che è una formula nobile e anche simpatica, ma palesemente ingenua. Beckenfeld ha messo il dito sulla piaga. Nello Stato liberale i diritti umani, in quanto privati di qualsiasi fondamento metafisico e religioso, si sono trasformati in mere pretese soggettive e soprattutto in pretese insindacabili. E facilmente queste pretese soggettive ed insindacabili divengono pretese insaziabili, come è stato efficacemente detto. La relazionalità, che nel suo calore antropologico è esperienza costitutiva del vivere sociale, senza un riferimento trascendente, si cristallizza in forme burocratiche e corre il rischio di ridursi, secondo la ruta espressione di Robert Putnam, ad un bowling alone, ad un gioco solitario e stupido, ad una passione inutile, come quella appunto di chi va a giocare a bowling da solo. Il problema si dilata se si considera il carattere contraddittorio sul piano razionale e formale, ma non sul piano metafisico e religioso, contraddittorio sul piano razionale e formale dei due principali diritti umani, e cioè la libertà e l'eguaglianza. Formalmente non sono conciliabili. Bobbio se l'era accorto, lo ha scritto, ma non è stato capace di far altro se non di rilevare lucidamente la contraddizione tra libertà ed eguaglianza, senza essere in grado di risolverla. Perché per risolvere questa contraddizione bisogna fare filosofia, bisogna fare metafisica, al limite bisogna fare teologia. Ma se si è riluttanti ad entrare nell'ambito dell'antropologia, della metafisica e della teologia, bisogna sopportare questa contraddizione con tutti i paradossi, le fratture che inevitabilmente porta con sé.